Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly e questo è ovviamente Cimmia che sta giocando col mio tablet. Benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi a grandissima richiesta torniamo sulla mia vecchia vanilla e facciamo una cosa che ancora non abbiamo mai fatto. Lo so che abbiamo fatto tantissime cose, ma c'è una piccola cosa che ancora non abbiamo mai fatto. E inoltre vi chiedo scusa per la mia voce croccante, ma ho un pochino di mal di gola. Ho preso un po' di freddo e quindi scusatemi se ho questa voce un po' da vecchia. Siamo qui nella nostra bellissima vanilla antica come la tosse. Cosa voglio fare oggi che ancora non abbiamo fatto? Volevo respawnare il drago, perché come ben sapete io ho un museo con le cose più rare di Minecraft. E siccome ho fatto un altare per l'uovo e quindi lo voglio lasciare lì, ho bisogno di un altro uovo da mettere lì. Cioè tutto sto casino praticamente per avere un uovo nel mio museo. Vabbè, comunque. Allora, servono tutte queste cose, se non erro. Facciamo un attimo, allora ci serve questo e questo. E poi cos'è che bisogna fare? Tipo così, giusto? Vediamo, esatto, cristalli dell'End. Boh, io ne ho fatti più del previsto, però va bene. Questi li possiamo ricacciare dove? Qua dentro. Questi li rimettiamo, ah non ne ho più, di lacrime di gas, benissimo. E questi andiamo a mettere su nello spazio apposito per il vetro. Dunque, dobbiamo andare alla ricerca del posticino dove, che non ci vado da 100 anni, quindi non so neanche più dove sia. Dove si trova l'End? Allora, un attimo, ho bisogno di prendere anche altre cose. Allora, l'arco da qualche parte, il tridente da un'altra parte, tutto sempre un po' sparso qua. Ah, e poi ci andiamo con l'elitra, perché così facciamo prima e non è il viaggio della speranza. Ok, siamo pronti per partire per questa avventura. Allora, dovrei riutilizzare le perle perché chi se... No, gli occhi volevo dire, non le perle. Vabbè, allora, aspetta, le vado un attimo a fare qua. Ok, dai, così dovrebbero bastare circa, no? E poi ne tengo un po' qua di scorta che non si sa mai. Allora, partiamo subito per l'avventura. Vediamo che non mi ricordo neanche più da che parte è, ok? Allora, ho fatto anche un po' di razzetti. Qua c'è la mia foresta gigante di funghi. Se non sbaglio è qua tipo in zona. Vediamo, tra un po' dovremmo vedere tipo le mie barche, le cose che usai ai tempi. Perché io sta zona me la ricordo che era qua dietro l'isola, vediamo. È ancora dritto per di là. Andiamo. Ah, esatto, era qua, era qua, era qua, è vero, è vero. Allora, il punto preciso non me lo ricordo dove si scendeva. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, era qua, è vero? Ok, scendiamo giù. Giù, 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 che portava... Non mi ricordo se portasse dritto, dritto al drago, però... Lo scopriamo subito. Vediamo. Ok, era giù per di qua. Guarda che memoria d'acciaio proprio. Più che altro sai cosa? Non mi sono portato dietro il cibo. Cioè, io sono partita così... A uccidere un drago gigantesco. Ma qua cosa è successo? Sono partita a uccidere un drago gigantesco senza nulla. Qua c'è anche la mia grandiosissima farm di Enderman. Ah, è vero che avevo fatto le scale. Quanta sicurezza, ragazzi. Quanta sicurezza. Allora, con il mio bellissimo arco e ho anche il tridente. Dai, ho tutto, ho tutto. Non devo guardare gli Enderman, non li devo guardare, assolutamente no. Andiamo a piazzare i cristalli dell'End. Boh, ragazzi, io è una cosa che proprio non ho mai fatto in tutta la mia vita. E da quello che ho capito io bisogna togliere queste robine qua, così. E poi ne piazziamo uno qua. Due. Questi li togliamo. Tre e quattro. Ok, ha funzionato. Ha funzionato. Io qua tutti i miei pasticci che ho fatto. Ok, dovrebbe arrivare tra pochissimo. Ecco, si stanno creando le torrette. Ma posso già andare a distruggere, tipo così non perdiamo tempo. La butto lì, sì, ho fatto l'avanzamento. A volte ritornano.
Dai, che carino, ci sta. Aia, no, non l'ho preso bene. L'ho preso malissimo, anzi. Allora, proviamo a buttarlo là in alto. Vediamo se ci riesco. Ancora un di più. Ok, uno è andato. Ciao, draghetto, mi sei mancato da quanto tempo? Non ci vediamo. Ma che bello fare questo avanzamento. È un po' come veramente tornare ai bei vecchi tempi. Allora, qua. Qua. Ok. Poi qua. Anzi, là. Questo mi ha fatto rischiare la vita abbastanza. Avanti, brucia! Scoppia! La torre deve scoppiare, ok? Rimane quella là. Quante le odio, quelle torri tutte coperte così. Allora. E poi ho scoperto da Ale che bisogna prendere lo sputo di fuoco. Ah, giustamente io sono partita, giusto? Lo sputo del drago. E giustamente io però sono partita senza nulla. Allora, vediamo di fare così su questa. E poi... ah, qua in alto bisogna andare. Là. E anche qua. Non cadere! Aspetta! Conciata nel mio modo, è inammissibile rischiare la vita. Anche se è incredibile che io la stia rischiando dopo così tanto tempo nella mia vaniglia. Vediamo se riesco a prenderlo. No, niente. Lì bisogna andare a distruggerlo. Allora, ho un'idea. Prendiamo un po' di questo e andiamo su a mano, raga, perché è un po' impossibile. Cioè, è possibile in realtà farlo, però non voglio rischiare la mia vita come prima. Allora, così dovrebbe bastare. Let's go. Andiamo, 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 andiamo. Ce la faccio se... ok, ottimo lavoro. Si è arrabbiato un Enderman. Non ti arrabbiare con me. Non ho fatto mica niente di male. Alla larga. Dov'è adesso l'Enderman che ce l'ha con me? Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Eccolo, vieni mo. Coraggio. Ok. Guarda, se devo rischiare la vita per un Enderman. Mi è arrivato il vomito di drago. Ok, ok. Dai, così ragazzi abbiamo fatto anche questo avanzamento che è uno degli ultimi praticamente che ci rimangono per finire tutto. Vediamo la mia mira infallibile. Come fa a passare in mezzo alle torri? Ma che è successo sto drago che passa in mezzo alle torri? Ok. Di spada, di spada. Oddio, per fortuna l'elitra. Ma sei matto? Mi ha fatto volare in aria ancora. Per fortuna, ragazzi, l'elitra. Per fortuna, mamma mia, l'elitra. Oh, qua mi sto ammazzando, raga. Calma, calma, calma. Un attimino. Qua ci sto lasciando le piume. Non era mica così difficile la prima volta, eh. Mannaggia, brutto. Ma che è successo? Gli ho rimandato indietro la pallina. La pallina di vomito, raga. Gli ho rimandato indietro. Assurdo. Allora, crepa. Crepa. Maledetto drago. Ok, allora io mi metto... aia. Metto qui. Qua sto bene. Posso attaccarli in pace più o meno. Oh, ragazzo, sei patata al forno. Cioè, dopodiché, buona, non ho più da mangiare. Ragazzi! Oddio mio! Che avventura ogni volta! Che avventura! Mamma mia! Che stanchezza questo drago maledetto! Ma no! Ma che dite? Raga, ma si apre... non ci credo mai. Cioè, si apre un secondo di questi robi. State scherzando? Non lo sapevo. Non lo sapevo minimamente. Fammi vedere. Ma che scoperta, raga, vi giuro non lo sapevo. Ah, devo prendere anche l'uovo del drago. Vabbè, posso prenderlo anche dopo ormai. Scusa, 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 quindi se io lo lancio lì... wow! Non ci credo! Ne è spuntata un'altra di ste robe strane! Non mi ricordo mai come si chiama sto posto qua.
ecco perché mi avevate detto che ho avuto fortuna a trovare la struttura subito accanto a me, quella degli shulker. Perché qua bisogna cercarla. Io ho avuto un colpo di fortuna esagerato, a quanto pare. Là c'è l'altro. Che cos'è quel fascio di luce là? Ok, quindi qua se lancio questo qua, tecnicamente, ritorno... Ah, ritorno qua. Pensa a te. Colpitissima, non lo sapevo minimamente. Comunque, dov'è tutta la mia esperienza che ho raccolto dal drago? Scusate. L'ho lasciata tutta qua, non l'ho raccolta. Ma sì che un po' l'ho raccolta. No, ma scusate... Quindi di uovo di drago ce n'è solo uno? Mi state dicendo che non ci saranno uova di drago ad attendermi? E che ho fatto tutto questo per niente? Raga, vi prego, ditemi che da qualche parte si trova l'uovo e che non lo sto vedendo. Vi supplico. Non ci sta, raga, non ci sta. Dov'è l'uovo? Ma dove sono spawnata? Non lo sapevo! Ho fatto tutto questo per niente! Vabbè dai, abbiamo fatto l'avanzamento. Comunque ci sta. Mi aspettavo che mi desse anche un altro uovo, ma evidentemente no. Sono rimaste ben 3 patate lesse. Ragazzi, mi dispiace che questa impresa sia stata buttata. Abbiamo fatto l'avanzamento, che credo sia anche uno dei più difficili a questo punto. Ragazzi, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Scusate la mia voce croccante. Da Carly e da Cimmy è tutto. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!